quasi 9 anni alla guida dell'Arcidiocesi di Salerno, il passaggio dalla gestione di Monsignor Gerardo Pierro, tanti cambiamenti per le comunità e la Chiesa salernitana, ma poi l'improvvisa insorgenza di problemi di salute e la contestuale maturazione dell'idea di dover lasciare. Dopo quasi 2 anni di voci ed anche l'impossibilità a partecipare interamente alla processione di San Matteo, l'arcivescovo di Salerno Luigi Moretti si è dimesso. L'aggravarsi della sindrome di Menière ha spinto Sua Eccellenza a comunicare al pontefice le sue condizioni di salute e la volontà di lasciare la guida della diocesi di Salerno a Cerno e Campagna. Dimissioni accettate da Papa Francesco ed annunciate pubblicamente ieri agli organi di informazione. Monsignor Moretti resterà al suo posto fino alla nomina di un nuovo vescovo, annunciando allo stesso tempo che resterà in città a Salerno, assumendosi l'incarico di proseguire la sua missione di fede in una parrocchia salernitana. Io sono qui ormai da 8 anni, quasi 9. Per me anni stupendi. Io sono venuto qui a Salerno, come ho sempre detto, non perché mi avevano mandato qui a fare una specie di commissario, no. Sono venuto a Salerno perché il mio tempo a Roma si era compiuto, quindi Salerno era l'unica diocesi in quel periodo dove potevo prestare il mio servizio, quindi sono venuto qui, mi sono trovato dentro una realtà anche non semplice, non facile, però devo dire che in questi anni sono stati anni per me intensi, direi una full immersion completa, quindi esaltanti. Mentre stavamo facendo i progetti, siccome l'uomo progetta, poi Dio dispone, no? Si sono manifestati problemi di salute, in particolare la sindrome di Menière, che ha portato queste crisi ingestibili di vertigini. E in quel momento ero completamente inabile, non potevo decidere niente perché l'incertezza era sovrana in questo senso. Poi sono riuscito, attraverso un intervento chirurgico, a eliminare, diciamo così, la parte più acuta, crisi acute, ringraziando Dio, superato. Però è rimasta tutta una serie di effetti collaterali, diciamo, che penalizzano l'impegno delle giornate, della vita. Se mi affaccio alla finestra è come se sono sulla marmolata, insomma, ecco. Quando celebro messa, i dislivelli delle chiese, e normalmente ho bisogno di appoggi. Questa è un po' E questo ha portato un ridimensionamento significativo della possibilità di seguire gli impegni della diocesi. È lì che si è posto il problema. Cioè, di fronte a una diocesi che ha delle grandi potenzialità, delle straordinarie opportunità e direi anche delle grandi esigenze. Il fatto di misurarmi con limiti concreti e reali, io posso dire che viaggio al 30-40% un po' delle energie, diciamo così, no? Mi sono posto il problema sul che fare. Certamente nessuno mi avrebbe chiesto di lasciare. Penso che se avessi continuato, per me sarebbe stata una vita relativamente tranquilla, però onestamente mi sono posto il problema se era giusto, se era l'atteggiamento più esatto. E devo dire che ho maturato progressivamente una convinzione, che poi è diventata decisione, direi non facile, se devo essere sincero, però anche tranquilla, serena e responsabile.